Siamo con Club 500 Abruzzo Pescara. Lei si chiama? Io mi chiamo Gianni Di Francesco, sono il vicepresidente del Club 500 Abruzzo Pescara. Ci troviamo qua al Motor Show di Pescara, facciamo un'esposizione di macchine storiche a livello di 500 e qualche altra macchina pure a livello storico, per questa manifestazione che è una delle prime manifestazioni che si presentano qua a Pescara, perché di solito qua a Pescara non si fa quasi niente o è poco quello che si fa, però è una prima edizione che speriamo che vada tutto bene in questi 3 giorni di lavoro, di manifestazione, di presenza del pubblico e di tutto, e speriamo che tutto vada bene, che si possa rifare nei prossimi anni. Abbiamo trovato un grande entusiasmo nell'assessore al commercio, che dice che questo è un punto di partenza importante. Noi ce lo auguriamo davvero, perché una passione come la vostra, insomma, ecco, va a premiare. Come nasce la passione di un cinquecentista? Beh, la passione di un cinquecentista nasce dal fatto che noi siamo nati con la 500, anche perché purtroppo abbiamo qualche anno. La nostra infanzia è nata con la 500, purtroppo è così, però è rimasta, diciamo, sempre la passione della 500. Oggi è stata valorizzata, è stata restaurata, è stata rimessa a posto, è stata, diciamo, premiata la 500, perché vedo che tutti quelli che ce l'hanno naturalmente lo riportano in vita, oppure gli fanno le cose belle da poter mostrare a tutti cosa era la 500 negli anni d'oro. Anche per i giovani era una bella macchina da mostrare alle ragazze all'epoca. Ma certamente, certamente, noi con questa macchinina ci abbiamo fatto tanto, ci siamo fidanzati, ci siamo sposati, ci siamo fatte tante cose, ci andavamo in giro, abbiamo vissuto la 500 e oggi la riviviamo anche a una certa età. Però è sempre bella avere la 500. E se dovesse mettere in evidenza quello che secondo lei è l'aspetto più importante di una 500, il pregio più significativo? Ma il pregio più significativo sono i ricordi che noi abbiamo in questa 500. Naturalmente non possiamo dimenticare. I giovani di oggi sono presenti, anche a loro piacciono queste macchinine e naturalmente vengono valorizzate per quello che sono. E per concludere questo motor show presso questo splendido complesso Damper, un complesso che fino ad oggi non ha avuto quella fortuna che merita, insomma, perché questo è un complesso importante, questa struttura. Questa struttura è abbastanza importante, poi trovandosi anche un posto così, diciamo, fuori da Pescara, in modo che si può raggiungere facilmente. Poi ci sono ampi spazi di parcheggio, ampi spazi per, diciamo, esporre le macchine. È un punto molto buono e ottimo per fare queste cose. Naturalmente speriamo che nei prossimi anni si possa continuare a fare queste cose, anche ampliare, diciamo, a livello di macchina, a livello di struttura, a livello di, diciamo, come dire, di manifestazione. Che si possa continuare su questa strada, esatto, ci sembra la battuta, esatto, giusta. E sì, è la strada giusta per continuare sempre meglio. E a un cinquecentista non posso non chiedere un intervento a tutela della sicurezza stradale. Troppi incidenti sulle strade. Che cosa bisogna fare? Allora, la prima cosa, bisogna stare attenti. Quando si cammina sulla strada non bisogna distrarsi, bisogna chiudere il telefonino e riaprirlo quando si ferma. Perché la maggior parte delle distrazioni sono i telefonini, le chiamate e via discorrendo. Se uno sta attento e sta sempre in guardia e vigile, non succede niente. Purtroppo ci sono molte distrazioni che poi porta le conseguenze che porta. Dal Club 500 Abruzzo Pescara un messaggio forte: no alla distrazione sulla strada. Grazie di cuore. Prego, a voi, alla prossima.